Katia De Rosse, menzione d'onore al compasso d'oro, è una bella soddisfazione, no? Sicuramente, noi siamo felicissimi anche perché questo era un anno speciale dove c'era l'Expo e quindi il tema era il cibo. La nostra macchina unisce il design e l'innovazione, quindi credo che era l'anno in cui si poteva veramente vincere e abbiamo vinto, anche se è una menzione, quindi va benissimo. Dunque, lei accanto ha anche un'altra persona che ha avuto un ruolo importante e che ha vinto anche egli la menzione. Allora, le chiedo di presentarsi e che ruolo ha giocato in questo caso? Sono Carlo Gaino e il mio ruolo è quello del designer, quindi che ha concepito in qualche modo la forma dell'oggetto e alcune parti di tutto, del tutto. Ecco, quando lei ha pensato, parliamo di fresco naturalmente, quando lei ha pensato a fresco, a che cosa ha pensato per prima cosa? Beh, fondamentalmente è un oggetto che in qualche modo non esisteva e quindi bisognava creare qualcosa di nuovo e quindi che avesse un valore nel tempo e che comunque dava anche dei valori a quello che è la nutrizione, a quello che è il nostro far da mangiare, a quello che è la nostra vita. E quindi anche un oggetto che nel tempo durasse. Quindi... Ecco perché mi pare che una cosa rilevante sia che il vostro prodotto ha un valore che nel tempo comunque determinerà un cambiamento dei costumi delle famiglie. Sicuramente, perché cambia il modo di organizzarsi in cucina, la conservazione quindi viene ulteriormente migliorata e si riesce a mangiare bene tutti i giorni, anche se non si cucina tutti i giorni. Quindi anche sono delle abitudini positive che questa macchina, questa innovazione porta in una famiglia. E soprattutto una coscienza nel modo di utilizzare il cibo e nel modo soprattutto di acquistarlo e poi di conservarlo. Assolutamente, in linea con l'aumento di consapevolezza sulla buona alimentazione. Le faccio un'ultima domanda. Questo è un premio, come dire, che una persona come lei, un professionista come lei, acquisisce dopo un processo di ricerca. Quanta ricerca c'è stata da parte sua per arrivare a questo premio oggi? Beh, tanta, qualche anno, forse il colore dei capelli anche lo dimostra un pochettino, e diciamo che ci vuole tanta dedizione a questo lavoro, tanta passione, tanto spirito di sacrificio, ma soprattutto passione. Questo non è un lavoro da fare solo con la mente, è un lavoro da fare anche col cuore.